Sindaco Cuomo, lei è all'amministrazione sempre in prima fila contro la violenza, questa volta sulle donne. Anche in passato lei tante volte ha fatto convegni, congressi proprio contro questa tematica che rischia di diventare una piaga sociale. La violenza è il fenomeno più brutto che un essere umano è costretto a subire in varie espressioni che la società purtroppo presenta. Ovviamente i soggetti più deboli o le fasce più deboli della popolazione sono quelle più sottoposte purtroppo ad episodi di violenza. Stasera col Partito Socialista e anche con collaborazione della Regione Campania, con l'assessore Chiara Marciani e dell'amministrazione comunale, si parla di violenza in rete ed è importante ricordare che c'è una legge sul cyberbullismo, che è una legge molto importante, che la rete ovviamente nel mentre crea una grandissima capacità di conoscenze, ovviamente va anche in qualche modo, come dire, tenuta sotto controllo, perché possono le reti di conoscenze, soprattutto la frequentazione della rete, può provocare elementi di violenza indotta dai messaggi che vengono fatti filtrare. Anche un messaggio, diciamo, può essere un atto di violenza. Quindi stasera è molto importante, perché parliamo di queste di amiche in rete, quindi significa come proteggersi anche, diciamo, da forme di violenza che possono essere veicolate attraverso la cosiddetta rete. Io credo che questa amministrazione, la nostra città, è impegnata in prima linea nel reprimere ogni forma di violenza e quindi nel contrasto alla violenza in genere e alla violenza di genere. Le donne purtroppo rappresentano uno spaccato enorme di società che viene sottoposta a forme di violenza. I femminicidi, la Convenzione di Istanbul, sono tutte iniziative e purtroppo forme di violenza che afferiscono a questo grande tema. La violenza contro i bambini, contro i minori, e quindi la tutela. Io credo che stasera noi, insomma, ci approcciamo a discutere di come tutelare e di come contrastare, tutelare i soggetti più esposti alla forma di violenza e come contrastare ogni forma di violenza. In questo dobbiamo essere tutti impegnati, voi che diffondete immagini e molte volte messaggi che possono contenere forme violente e noi nelle istituzioni con tutte quelle iniziative che vogliono, insomma, allargare questo campo di tutele e vogliono, diciamo, alzare un muro di contrasto forte alla violenza in ogni sua forma e ogni genere. Assessore Chiara Marciano, qui a Portici, lei è impegnata contro questa problematica, contro questa piaga, sia come assessore ma soprattutto anche come donna. Sì, è un tema che non possiamo non affrontare tutti i giorni, quello della violenza contro le donne. E uno strumento online, uno sportello digitale può sembrare una maniera banale per affrontare il problema, ma invece ci siamo resi conto che è molto utile. Molte donne in difficoltà possono non avere il coraggio di rivolgersi direttamente a un centro antiviolenza e quindi iniziare a prendere contatto e a chiedere aiuto, magari con una mail, con un semplice messaggio tramite i social, può essere qualcosa di utile. E poi naturalmente abbiamo anche censito su questa piattaforma tutti i centri antiviolenza, sono georeferenziati in maniera tale da poter essere immediatamente reperibili dalle donne in difficoltà. E come donna si impegnerà anche affinché anche in altri comuni sorgano questi centri antiviolenza, questi sportelli? Sì, almeno ogni ambito territoriale deve avere sicuramente queste strutture proprio per poter essere immediatamente utili alle donne. Ricordiamoci che insieme alle donne molto spesso ci sono anche minori che sono vittime, che assistono insieme alle mamme a questa violenza e quindi dobbiamo essere immediatamente efficaci e di supporto. Enzo Maraio, consigliere regionale, la regione sente molto questa problematica ed è appunto qui presente con la sua rappresentanza a Porci per un fenomeno che, se non viene affrontato, rischia di diventare davvero una piaga. Ma sicuramente sì, la regione Campania è impegnata da tempo con la giunta De Luca ad affrontare problemi importanti per il futuro dei nostri giovani e delle parti sociali deboli della nostra regione, della nostra società, le donne. In questo
caso attraverso una serie di interventi legislativi contro il cyberbullismo, contro la violenza sulle donne, leggi a favore dei giovani, noi pensiamo di aver avviato davvero un processo che ha invertito una tendenza di disinteresse che serve a dare delle opportunità e anche delle maglie più strette, una libertà e una sicurezza più forte sia per i nostri giovani sia per le nostre donne. Stasera a Porti ci presentiamo con l'assessore Marciani uno sportello importante che è un servizio a tutela delle donne che aiuta le donne a sentirsi più forti nei loro problemi di violenza domestica. Molto spesso i problemi di violenza sono legati anche ad un'incapacità, ad un'insicurezza della denuncia. Una volta che si denuncia poi la donna si trova troppo spesso isolata e non viene invece seguita da quella che è una società e quelle che la società dovrebbe offrire. Con questi piccoli passi noi siamo convinti, certo, di non aver risolto il problema o di risolvere i problemi, ma di aver avviato un percorso molto serio di risoluzione dei problemi che nel tempo ci auguriamo possano essere carpiti anche dalle donne. Gian Vincenzo Nicodemo, presidente dell'ACLI, la sua fondazione, l'ACLI, insomma, in campo, in prima linea contro questo cyberbullismo che rischia di diventare una piaga sociale. Sì, perché il contributo che l'associazionismo, il volontariato, il terzo settore in genere, cioè le realtà della delle comunità che sono nei territori, rispetto alla presa in carico dei problemi è molto forte, e la possibilità di costruire pezzi di impegno su questi temi per un'organizzazione come l'ACLI è assolutamente interessante e molto stimolante rispetto alla nostra capacità di stare sul pezzo dei bisogni che nascono nelle comunità. Vorremmo conoscere il rapporto diretto, esatto, tra l'ACLI e il problema del cyberbullismo e quindi della violenza sulle donne. Il tema è che la violenza nei confronti delle donne è un ambito che chiama in causa tutti i soggetti, non soltanto quelli lì che sono istituzionalmente e professionalmente legati a queste problematiche, ma anche e soprattutto quelli lì che sono tangenziali e che sono dentro la società, dentro le comunità, e che invece sono chiamati ad intervenire in maniera diretta. Per esempio il mondo dell'associazionismo che si occupa di sport, piuttosto quello che si occupa di presa in carico delle persone in disagio alimentare, le spese della Caritas, il mondo delle parrocchie con i corsi con i ragazzini. Questi mondi intrecciano costantemente i bisogni delle famiglie, intrecciano anche domande di aiuto. Lello Di Bartolomeo, consigliere del Partito Socialista, col GOTA qui del regionale, presente a Villa Savonarola contro il cyberbullismo. Ci vuole dare qualche informazione più precisa su questo sportello che sorgerà qui a Portici? Sì, prima di tutto volevo dire che il fatto che questa manifestazione si tenga a Villa Savonarola a Portici sta a significare la grande riconoscenza che ha il GOTA, come l'ha chiamato lei, regionale, verso il partito di Portici. Il partito che è rappresentato qui a Portici. Sì, rappresentato da me. In consiglio comunale. Rappresentato da me qui a Portici. Il partito ha voluto fortemente questa manifestazione perché vuole dimostrare che attraverso il lavoro messo in campo si può coniugare di nuovo una politica aggregante, partecipativa, che possa poi promuovere nuove iniziative. Questa non sarà l'unica iniziativa, ce ne saranno altre attraverso le quali il partito intende promuovere dei progetti che sinergicamente al lavoro della giunta del sindaco Cuomo possano portare occupazione in città. Per quanto riguarda invece lo sportello digitale, mi sento di dire che lo sportello nasce dalla necessità di offrire alle vittime della violenza online e del cyberbullismo uno strumento non solo medico-legale o uno strumento di denuncia, ma vuole anche rappresentare
un potente riflettore che metta a nudo quei soggetti che, celandosi indietro a una identità virtuale, pensa di passare impuniti. Voglio soltanto dire che la genialità di questa idea sta proprio nella sua semplicità, semplicità che ovviamente viene dal fatto che qualcuno abbia avuto il coraggio di osare, e questo qualcuno nella fattispecie è l'onorevole Chiara Marciani, che è assessore regionale alle pari opportunità. Penso di essere stato esaustivo alla sua domanda.